Silvestro Lega nasce a Modigliano nel 1826 e muore a Firenze nel 1895. Fu uno dei maggiori esponenti del movimento dei macchiaioli, insieme a Fattori e Signorini. Si forma nella scuola di Luigi Mussini, da cui apprende l'apprezzamento per i pittori primitivi e per la limpidezza della linea del colore. Le prime opere sono di tema storico-religioso. Si converte alla pittura del vero frequentando il caffè Michelangelo e conoscendo i macchiaioli. Viene accolto dalla famiglia Batelli a Piacentina, in seguito con altri pittori dipinge in plein air dando origine alla scuola di Piacentina. Lega tende ad esprimersi attraverso ombre e luci, utilizzando macchie di colore. I colori presentano toni di maggiore o minore intensità a seconda della loro esposizione. Questo fa pensare alla tecnica degli impressionisti, attenti alla diversa luminosità degli oggetti. Emerge anche la forza rievocativa della pittura del Quattrocento, per l'armonia delicata dell'insieme che deriva simultaneamente dall'impostazione essenziale e dalla cura dei particolari. Questo dipinto fa parte del gruppo di opere più storiche e politiche del Lega degli anni 60. È un ritratto abbastanza aulico del generale Giuseppe Garibaldi, protagonista assoluto in quell'anno delle lotte di indipendenza dell'Italia dagli austriaci e la riunificazione del paese. In questa immagine di laica sacralità, Lega non riesce a nascondere le proprie simpatie repubblicane, i propri sentimenti mazziniani e garibaldini. Attraverso una fattura pittorica molto ricercata e raffinata, lo sguardo intenso e profondo del generale conquista l'osservatore, come pure la sua posa ufficiale e la descrizione puntigliosa dei dettagli dell'abbigliamento. La camicia rossa, infatti, contrasta fortemente con il cielo azzurro dello sfondo, su cui la figura statuaria dell'eroico generale acquista grandezza morale, spirituale e soprattutto militare. L'opera La Visita è stata realizzata nel 1868 e di semplice ed efficace comunicatività rappresenta uno di quei momenti di socialità piccolo borghese. Lega riesce a cogliere un momento di semplicità quotidiana che rimanda ad una dimensione malinconica della memoria. Sono rappresentate le due sorelle che salutano la padrona di casa. A destra le raggiunge la madre. L'abbraccio tra le donne conferisce un senso di intimità e nostalgia alla scena. L'elemosina è un dipinto rappresentativo dell'arte macchiaiola nel periodo più fecondo, realizzato nel 1864 a Piacentina. Il teatro della scena è Casa Batelli, una dimora in una campagna fiorentina dove Silvestro Lega ha ambientato vari dei suoi capolavori. Le protagoniste, oltre la mendicante, sono due delle quattro figlie dell'amico Batelli. Una donna è rappresentata in pausa dall'attività quotidiana ed è uno dei temi intimisti ricorrenti nella produzione pittorica legata a Piacentina. Ciò che dà rilievo all'insieme, vitalizzando i personaggi, è soprattutto la luce meridiana dosata con grande cura. L'opera Il Pergolato è stata realizzata nel 1868 ed è una delle raffigurazioni più poetiche della società borghese del tempo. Dalla lunghezza delle ombre deduciamo che la scena si svolge nel tardo pomeriggio. L'osservazione della natura è studiatissima. Notiamo come Lega, a differenza degli impressionisti, voglia realizzare due sistemi rappresentativi diversi che si sovrappongono senza approfondersi, la prospettiva e la macchia. I contorni sono morbidi e i colori nitidi e brillanti. Lega, attraverso l'utilizzo di tonalità chiare, inonda la scena di una luminosità calda e diffusa. Il controluce dei personaggi permette di percepire la loro situazione psicologica ed emotiva. Nel canto dello stornello, attraverso un realismo quasi fotografico, ripreso da Piero della Francesca, Silvestro Lega rappresenta una realtà ordinaria e comune. Sono rappresentate tre signorine di buona famiglia, le sorelle Batelli, intente a cantare, una delle quali suona un accompagnamento musicale al pianoforte. Le tre fanciulle, immerse in un'atmosfera di decorosa serenità, indossano abiti molto elaborati e sono rischiarate da una limpida luce penetrante proveniente da una finestra semiaperta, luce che indugia, senza distribuirsi omogeneamente, su vari particolari, come le mani della pianista, il suo corpetto, la ricca tenda fiorita e la camicetta sottile della donna in piedi. Lo spazio prospettico trova il suo punto di fuga nella tastiera del piano ed è accentuato nel pavimento. L'equilibrio visivo è dato dall'uso del colore e dalla gamma cromatica nitida.
L'opera La Nonna è esposta nella sede dell'Accademia delle Belle Arti a Firenze, in una mostra di quadri a soggetto storico medievali, in un momento importante per la cultura della città, poiché dal 1864 si era diffusa la notizia che Firenze sarebbe diventata la futura capitale del regno e nuovo centro politico e amministrativo della nazione. Lega non scelse pertanto una scena storica o politica, ma una rievocazione delicata e sensibile di un sentimentalismo familiare. Il soggetto dell'opera è infatti intimo e domestico e la realizzazione è semplice, immediata e realistica. Nell'opera I Promessi Sposi del 1870 è rappresentato un paesaggio campestre con un prato attraversato da due fidanzati, seguiti da una donna con due bambine. La rappresentazione è essenziale e dinamica, basata sul colore. Lega non definisce i contorni, ma pone il colore a macchie secondo la tecnica dei macchiaioli. Utilizza evidenti contrasti sia sulle figure che sullo sfondo. Le bambine e la fidanzata sono rappresentate con colori tenui e delicati. Le forme sono semplici e geometriche. L'opera è realizzata in un momento difficile della vita di Lega, questo lo porta a ricercare effetti più struggenti e malinconici nei suoi quadri.